spettacolo, tutti sappiamo che è stato uno dei settori più colpiti dalla pandemia, che purtroppo è tuttora in corso. E vorremmo sapere lei cosa si sente di dire a dei giovani che purtroppo hanno abbandonato il sogno di magari diventare ballerini e quindi di inseguire il proprio sogno, e invece ai ragazzi che ancora cercano di portare avanti la propria passione. Dunque, quelli che hanno abbandonato, mi chiedo e vi chiedo, perché avete abbandonato? Per un piccolo problema così di... Molte persone so che hanno rinunciato a causa del periodo No, critico, no, 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 purtroppo. no, non lo posso sentire, non lo posso accettare, bisogna ricominciare, bisogna ripartire, devono avere coraggio, devono avere forza, perché se non ci siamo abbattuti noi, perché si devono abbattere loro? Non devono assolutamente, loro hanno davanti una vita per lavorare, per studiare, prima di tutto, poi per lavorare. Quindi, no, vorrei parlare ad uno a questi ragazzi, è come se lo stessi facendo in questo momento, vi parlo ad uno, no, non vi buttate giù, dovete continuare, dovete riprendere, perché questa sarà la prima prova di forza che voi darete a voi stessi e farete con voi stessi, quindi per ripartire. Quindi il fatto di aver smesso per questa pandemia, no, proprio non lo accetto. E se posso fare qualcosa, io ci sono qui. C'è la nostra scuola, siamo pronti ad accogliervi e anzi vi aspettiamo a braccia aperte. E questa è la prima cosa. Per quelli che stanno iniziando, bene, buon inizio, partiamo subito, come dire, in quarta marcia, ma partiamo velocissimo perché dobbiamo recuperare questo anno buttato, perso, ma non ci abbatterà questo, nulla ci abbatte, dobbiamo cercare di andare avanti, di essere forti e diciamo noi. Insegnanti, noi maestri, con le nostre strutture, siamo pronti ad accogliere tutti e ricominciare. Quindi noi ci siamo. Purtroppo al giorno d'oggi sappiamo che alcuni giovani hanno smesso di credere in alcuni valori e sappiamo che la danza con la sua disciplina e il suo rigore può in qualche modo aiutare i giovani a formarsi ed anche ad affrontare la vita e ad inserirsi al meglio nella società. E può essere di grande aiuto magari seguire un percorso come la danza così rigoroso, diciamo. Guarda, io sto per dire una cosa che probabilmente non si dovrebbe dire. Per me la danza è uno degli sport più completi. Ed è uno sport, parliamo fisicamente, uno sport che però, a differenza degli altri sport, sfocia nell'arte. Quindi sfociando nell'arte diventa uno sport artistico. E io ne sono consapevolissimo perché, voglio dire, vedo tutti gli insegnanti. Prima parlavamo di ballerini, di danzatori, il fisico che hanno i danzatori. Questi giorni stavamo guardando l'Italia che giocava, questi fisici pazzeschi che hanno i calciatori. I ballerini sono esattamente uguali, fisicamente hanno, specialmente le gambe, hanno le stesse gambe così forti. E credo che questo sia il momento più giusto per una ripartenza, per avere il coraggio di giocare a non giocare un gioco. Cioè, è stato tutto un gioco questo che è successo. Adesso ripartiamo alla grande, riandiamo avanti senza mai fermarci ed è l'unica cosa che possiamo fare, anche perché senza la speranza non c'è un futuro. Allora, io sono uno che ha sempre sperato, ancora adesso sono un signore anziano e sto ancora sperando che succeda qualcosa e probabilmente succederà, o forse è già successo, non me ne sono accorto, però la danza è uno di quegli sport che veramente riunisce la gente, riunisce i ragazzi e ti ridà la speranza di ripartire, perché poi si parte da là, si parte dal movimento fisico. È come la mattina quando ci svegliamo, se non ti alzi un attimo, non fai qualcosa, non vai a fare colazione, non ti prendi un caffè, non ti prendi una cosa, e comunque stai facendo attività fisica e sport, e lo sport ti riattiva tutto quanto, riattiva le cellule, ti dà l'adrenalina, si rimette in moto, e immagina fare sempre, non so, per tutta la vita, 2, 3, 4 ore al giorno di danza. È una riattivazione per il cervello pazzesca. Quindi, buono sport e buona danza a tutti. La danza, con tutta la cultura che veicola, la sua musica che l'accompagna e la sua grande capacità di saper immergersi in determinati periodi storici, come giustamente le ha sottolineato, è veramente proprio una forma d'arte e rappresenta un'elevazione sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista culturale. Quanto può incidere sulla crescita culturale del paese?
Sì. Che domanda! Oserei dire attenzione alla risposta, perché questa è una risposta molto fina, molto, molto delicata, perché io sono uno di quelli che ha lavorato tantissimo all'estero, però è sempre tornato in Italia, è sempre voluto tornare in Italia. Ma per quanto riguarda, devo fare una piccola critica a me, prima di tutto. Io mi critico io per primo, però poi critico un po' le strutture italiane. E l'arte e la cultura è sempre stata un pochino la ruota di scorta. E questo per me è addirittura difficile dirlo, mi dispiace dirlo. Tanto che oggi ero a pranzo con degli amici e ho addirittura confidato che stavo pensando di non rientrare più in Italia. Invece poi sono rientrato perché a parte, al di là del campanilismo e dell'amore che c'è per questo paese, e avevo anche una situazione familiare e via discorrendo, quindi sono rientrato, ma non è stata certo l'arte come concepita qui in Italia che mi ha fatto rientrare, cioè quello purtroppo mi avrebbe fatto rimanere fuori. E allora io qui faccio una piccola critica, e mi scuso prima ancora di farla, svegliamoci, diamoci una mossa perché l'arte in Italia è importante, probabilmente siamo così perché ne abbiamo troppa, perché abbiamo troppi Colosseo, ci abbiamo troppo. E allora siamo un po' abituati, però cerchiamo di mantenerla perché quelli che vengono da fuori vengono a vedere non solo il Colosseo, vengono anche a vedere le nostre opere, i nostri balletti. E se io vi dico una cosa, una piccola statistica, all'estero ci sono il 50% dei danzatori, parlo di danza perché adesso stiamo parlando, dei danzatori italiani sono all'estero. E questo è carino da una parte. Ma non è poi tanto carino perché fanno difficoltà a rientrare. Invece dovremmo essere capaci e Di bravi e farli forti restare. a riaccoglierli. Per riaccoglierli, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo dargli le strutture. Se pensiamo che c'erano fino a, quindi 20 anni fa, c'erano 14 enti lirici in Italia e adesso ne sono rimasti 3, 14, ne sono rimasti 3 aperti. Come dice Marzullo, fatti una domanda e datti una risposta. Cosa pensa della presenza di un professionista come lui qui nella vostra scuola? Che credo porti veramente un barlume di speranza per tutto il mondo dello spettacolo dal vivo. Per noi avere Raffaele Paganini è un onore oltre che un piacere. Per me, perché insomma, come dire, ha investito la mia infanzia, lo conosciamo tutti, è una palla internazionale, ma è chiaro che speriamo, noi per primi saremo ancora, come dire, più carichi nel nostro lavoro, no? Con ancora più voglia di fare, di apprendere da lui e questo. Mi piacerebbe che anche i ragazzi, insomma, avessero la stessa voglia, lo apprezzassero, lo capissero, perché comunque noi, ecco, siamo qua poi per loro, per cercare di riniziare da questo momento, insomma, un po' buio che c'è stato, però, insomma, buttiamocelo un po' alle spalle e speriamo di ripartire a settembre, insomma, bene, carichi e noi, insomma, siamo pronti e adesso ancora di più, sapendo che abbiamo il maestro Paganini accanto, sarà presente nella scuola una volta al mese per quanto riguarda i corsi accademici. Ok.